dopo 13 mesi si ritorna qui all'Orso a festeggiare un anno indimenticabile. Eh sì, l'anno scorso eravamo qui, come hai detto, 13 mesi fa. È stato bello perché abbiamo fatto una bella cena qua, sì, la mia prima volta anche con i tifosi della Lube, questa è la mia seconda volta e veramente ci ha portato molto bene perché di qua è partito tutta questa impresa bella che abbiamo fatto fino adesso e anche nel momento che siamo adesso, che siamo in un bel momento, stiamo giocando molto bene anche con la forza di loro che ci seguono da tutte le parti, quindi è sempre bello perché sappiamo che stiamo giocando per delle persone che ci seguono da tutte le parti del mondo, quindi speriamo che questo posto continui a portare bene. Giuliana, abbiamo tre coppe dietro che parlano da sole, è stata veramente la serata dei campioni? Sì, assolutamente sì, sono assolutamente soddisfatta. Eravamo un po' preoccupati perché questa serata i nostri soci la chiedevano da mesi. Di solito la cena di Lube nel cuore è nel periodo tra Natale e Capodanno, insomma intorno. E quest'anno per gli impegni della squadra ovviamente non si è potuta fare. I soci la chiedevano e sono veramente tanti perché comunque la squadra con tutte queste vittorie ha un seguito enorme. Quando abbiamo avuto dalla società l'ok per la serata di stasera eravamo felicissimi, l'abbiamo chiamata We Are Golden, noi siamo d'oro, perché era il nome che ci sembrava più appropriato. Credo che sia andata molto bene sia come partecipazione ma anche come soddisfazione, ma ho visto anche una bellissima partecipazione da parte dei giocatori. E questo mi ha fatto enormemente piacere vedere, perché noi siamo tifosi, il nostro obiettivo è il supporto alla squadra, è farci sentire e vedere i giocatori sul palco che cantavano il nostro coro Forza Lube, per noi è la soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo creato quel feeling, abbiamo creato quella connessione tra il tifoso e la squadra. Osmani, abbiamo davanti tre coppe che rappresentano una stagione. Sì, rappresentano insomma una stagione molto bella e piena di sacrifici e di soddisfazione. Quindi, però ci fermiamo lì, nel senso non ci pensiamo più. Adesso abbiamo un nuovo anno, abbiamo tanti obiettivi insomma da raggiungere. Sicuramente partiamo da questa consapevolezza. Abbiamo assaggiato la bellezza di queste coppe, quindi vogliamo rimanere sul pezzo. Sappiamo che non è facile, sarà difficilissimo, ci sono tante squadre fortissime, ma noi giustamente pensiamo una partita alla volta, una manifestazione alla volta, quindi adesso ci concentriamo sicuramente su Verona, su Modena ovviamente, però l'obiettivo è arrivare bene alla Final Four di Coppa Italia. Tre meravigliose torte, scudetto, Coppa Campioni e Campioni del Mondo.